Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato ai vocalizzi. Con me c'è Giulia Gravela, Ciao a tutti. che ci darà una mano per le voci femminili. Per chi non sapesse a cosa servono i vocalizzi, c'è una prima puntata, quindi vi lascio comunque il link in descrizione, così andate a guardare quella che è un po' esplicativa, spiega bene tutto. Oggi faremo un vocalizzo per aiutare, diciamo, la voce nel suo registro misto. La volta scorsa è uscita una puntata sulla voce mista, quindi abbiamo spiegato che cos'è. Se non l'avete vista, comunque vi lascio anche di quella un link in descrizione, così l'andate a guardare e facciamo un esercizio mirato per quel tipo di vocalità, di Vocalizzo. registro. Dopo la sigla. Cantare in libertà. Bene, il vocalizzo di oggi è composto, diciamo, da quattro note che sono, è un arpeggio praticamente. Facendolo in Do maggiore sarebbe Do mi sol do 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 sol mi do. In questo modo capiamo un po' le distanze tra le note e si ribatte quattro volte l'ottava superiore, quindi Do mi sol do 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 sol mi do. E poi legheremo questo vocalizzo, che è, diciamo, rimbalzato, a un arpeggio sempre uguale ma legato, quindi sarà così. Do mi sol do 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 sol mi do mi sol do sol mi do. Questo. Se è un po' difficile all'inizio, prendete una penna, proprio scrivete le note in modo che sapete quello che succede. Comunque, o rivedete il video un attimo, useremo una sillaba che è il ma. Ok? Legandola alla fine. Ok, questo è l'esercizio. Ora partiamo da un punto più basso e quindi sia i bassi, sia i contralti, i tenori, insomma, tutte le voci faranno i maschietti una voce più bassa, come questa. E le femminucce? Questo è l'esercizio. Quindi partiamo proprio di qua, provate anche voi, facciamolo insieme. Saliamo, che andiamo verso una nota acuta, ricordiamoci di farci aiutare dalla M. E poi ricordiamoci che dove abbiamo detto quando andiamo con una nota legata, dobbiamo avere uguale quel suono. Potremmo fare bene il passaggio senza far sentire lo scalino, ma quello che può succedere spezzando la voce piena. Facciamo ancora di qua. Da soli.
Ovviamente, se all'inizio non riusciamo, proviamo a fare, diciamo, nella zona dove sentite magari uno scalino oppure la voce si rompe, fatelo più lentamente. Fino a che trovate, ci vuole un po' di esercizio, un po' di tempo, fino a che trovate la strada giusta per non far sentire la voce che si rompe, ma renderla omogenea e lineare. Andiamo indietro. Grazie Giulia per averci aiutato in questa avventura. Un piacere. E io vi do appuntamento, insomma, spero che vi siate divertiti, che sia andato tutto bene. Fatelo e rifatelo finché verrà tutto omogeneo e lineare, come abbiamo detto. E vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!